del comprensivo Silio Italico. Oggi cominciamo la nostra avventura attraverso i monumenti più significativi della nostra città. Abbiamo scelto una serie di luoghi che tutt'oggi non fanno parte del circuito turistico, proprio per valorizzarli attraverso un percorso storico che parte dalla fondazione della città fino alla Napoli moderna. Partiamo da un personaggio mitico e mitologico che, a quanto pare, ha dato origine alla nostra città. La sirena Partenope, vediamo chi era e andiamo a farle visita. Eccoci arrivati, siamo a Piazza San Lazzaro, una piazza molto trafficata e a sorvegliare la vita dei napoletani e la sirena Partenope. Ma cosa narra il suo mito e la sua leggenda? Avviciniamoci. Esistono varie leggende sulla fondazione di Napoli, ma due sono le più importanti. Una di queste ce la narra Omero e narra di una bellissima sirena di nome Partenope che viveva insieme alle sue due sorelle Ligello e Ocosia a Sirenusse, dove oggi sorge l'attuale Positano. Era la sirena più bella del Golfo e col suo potere riusciva ad incantare i marinai e farli buttare nel mare e farli annegare. Queste tre sirene un giorno incontrarono Ulisse, un re valoroso, di ritorno verso Itaca e allora cercarono di incantarlo. Ma Ulisse, che era astuto, sapeva già di questo loro potere perché la maga Circe lo aveva avvertito. Allora si fece legare all'albero maestro della sua nave dai suoi marinai per non buttarsi in acqua quando le sirene avrebbero iniziato a incantarlo. Partenope, Ligea e Leucosia, non vedendo Ulisse buttarsi in acqua, per la grande delusione si vollero suicidare. E Partenope si andò a suicidare sul monte Megaride, dove oggi sorge l'attuale Castel dell'Ovo. Sotto il Castel dell'Ovo oggi è sepolta anche la Santa Patrizia, che è una dei patroni più importanti di Napoli e protegge appunto la città. Leggenda molto importante sulla fondazione di Napoli narra sempre di Partenope, questa volta però era un essere umano. Partenope era innamorata di Cimone, un uomo alto e bello, ma suo padre, il padre di Partenope, non voleva far sposare sua figlia con Cimone perché già l'aveva promessa sposa ad un altro uomo, Omeo. Partenope allora, seduta sulla riva del mare, piangeva perché voleva sposare Cimone. Allora egli un giorno decise di scappare via con lei all'orizzonte per poter vivere una vita felice e tranquilla. I due sbarcarono su un golfo, il golfo di Napoli, dove Partenope divenne subito regina e da Cimone ebbe 12 figli. Secondo una leggenda meno leggendaria, Partenope sarebbe stata la fanciulla di un condottiero greco, Emulo Falevo, che partì per le coste campane per fondare delle colonie. Ma la tempesta colpì la nave e Partenope morì e così venne dato in tributo il nome della città nascente. Da alcune informazioni storiche, già dal IX secolo a.C. i greci si insediarono a Ischia per poi trasferirsi a Cuma. Solo nel VI secolo a.C. fondarono Partenope sull'isolotto di Megaride, che poi si estese fino al Monte Echia, Pizzo Falcone. Thank you.
com'è nata Napoli? Una è Trina, Partenope, Palepoli e Neapolis. Il capoluogo partenopeo fonda le sue origini in storie di sirene tentatrici, popoli dominatori e greci sunniti che rendono la città di Napoli bella come adesso. Tante sono le origini che parlano della storia e della nascita della città partenopea, ma è molto importante ricordare che Napoli è femmina, ma non solo per un'accezione grammaticale, anche per il carattere, per il suo colore sensibile e sensitivo e allo stesso tempo misterioso. Ma da dove deriva il nome Napoli? Beh, per capirlo bisogna tornare alle origini e alle leggende e miti visibili tuttora girando la città, per esempio a Piazza Bellini o agli scavi della metro di Piazza Municipio o addirittura sul lungomare, dove i greci sbarcarono per la prima volta affascinati dal clima e dalla bellezza del luogo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Ci troviamo qui dove anticamente si presuppone sia stata sepolta il corpo della sirena Partenope, dove i greci, attratti dalla bellezza del posto, decisero di insediarsi e per stabilirsi costruirono una piccola città, ovvero Partenope, dove oggi sorge il Castello dell'Ovo. Successivamente, precisamente nel 530 a.C., Partenope ebbe un declino dovuto alla predominanza commerciale e militare degli Etruschi. Ciò si risolse solamente nel 474 a.C., quando le colonie della Magna Grecia sconfissero gli Etruschi e ci fu una rinascita della città Partenope. Quindi, dovuta alla sconfitta degli Etruschi, la Magna Grecia poté ripopolare il vecchio borgo, mentre a pochi chilometri di distanza si costruiva una nuova città, ovvero chiamata Neapolis, l'attuale Napoli. Questo nome lo prese il 21 dicembre del 475 a.C. Ciò, questa data non è una data qualunque, ma è una data particolare, dato che gli antichi osavano sempre mettere le prime mura di una città in una data che coincideva con un evento storico importante, come per esempio questo, il solstizio d'inverno. Nel 438 a.C. invece ci furono i Cumani che persero tutto il loro potere dovuto alla sconfitta contro i Sanniti. Dopo questo avvenimento storico, la città Neapolis, che è l'attuale Napoli, diventò una delle più importanti del Mediterraneo. Andiamo verso il castello. Ora ci troviamo al Castello dell'Ovo. Meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare, meno male perché voglio esagerare. Il nome curioso del castello è di origine medievale. Secondo una leggenda, Virgilio avrebbe nascosto all'interno un uovo incantato in una stanza segreta. La gente incominciò a credere che, finché l'uovo non si fosse rotto, la città e il castello sarebbero stati protetti. Però, fino adesso, ancora nessuno l'ha trovato. La rivoluzione, meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare, meno male perché voglio esagerare, io voglio fare la rivoluzione. Sì, ma tutto quando è tale quale sotto chi sconcetta. Castel dell'Ovo sorge su un imponente isolotto di Dupo Megaride. La sua storia risale alla metà del VII secolo a.C., quando sbarcarono i Cumani, che poi fondarono Partenope. Durante la dominazione romana fu costruita la Villa Castrum Lugullanum, che poi venne fortificata nel periodo medievale. Successivamente, Carlo I d'Angiò decise di utilizzarlo per il trono e per la corte.
Nel 1370, a seguito di un terremoto che aveva fatto crollare il collegamento naturale tra i due scogli dell'isolotto, Giovanni I fece ricostruire il castello e approfittò dell'occasione per restaurarlo. Nel periodo aragonese, Alfonso V d'Aragona decise di apportare nuove modifiche al castello, potenziando le fortificazioni, ricostruendo il molo e abbassando le torri. Il figlio Ferrante I, a causa di una guerra con i francesi, fu costretto a bombardarlo per riconquistarlo. Meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare. Meno male perché voglio esagerare, io voglio fare. Allora, successivamente Carlo I d'Anjou decise di utilizzarlo per il trono e per la corte. Nel 1370, a seguito di un terremoto che aveva fatto crollare il collegamento naturale tra i due scogli dell'isolotto, Giovanna I fece ricostruire il castello e approfittò dell'occasione per restaurarlo. Nel periodo aragonese, Alfonso V d'Aragona apportò nuove modifiche al castello, abbassando le torri, ricostruendo il molo e potenziando le fortificazioni. Però successivamente il figlio Ferrante I, a causa di una guerra con i francesi, fu costretto a bombardarlo per riconquistarlo. Meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare. Meno male perché voglio esagerare, io voglio fare. Ammodernamenti e ristrutturazioni proseguirono anche nei secoli successivi, ma fu solo quando i Borbone vollero ristrutturare il palazzo per raggiungere due punti levatoi. Nel periodo rinascimentale, invece, si volle decorare il castello, ma fortunatamente fu fatto solo su carta. Infine, nel 1975 il castello rimase abbandonato. Siamo tutto uguale sotto a chi succede. Ma pareva che qualcosa cagnava, ma non è proprio vero. Agli inizi del Novecento, sull'isolotto sorsero alcuni caffè Chantal, dove si davano feste fino a notte. Ancora oggi la zona è caratterizzata da noti ristoranti, bar e pizzerie. Nel Castel dell'Ovo possiamo visitare le due torri, Normandia e Maestra, i resti della chiesa di San Salvatore, le celle dei monaci, la sala delle colonne, il carcere della regina Giovanna e l'ampio terrazzo panoramico con i cannoni spagnoli. Mentre i politici continuano a mangiare, mio zio fa l'operaio in cassa integrazione, pure lui ha deciso che può fare rivoluzione. Lui dice che ognuno con la sua passione può decidere cagna. Il Monte Echia è interamente in tipo giallo ed è ubicato nella zona di Pizzo Falcone nel quartiere di San Ferdinando di Napoli. Non aver paura, nonno, ne è atto, da quando sono nato la verità è solo una bugia, non è reato, no, che sta voglia ingannare. Questo promontorio si staglia sul Golfo di Napoli e anticamente la sua posizione era molto favorevole poiché era circondata da tre lati dal mare e come avamposto all'isolotto di Megaride, che oggi ospita il Castel dell'Ovo. Anticamente il suo nome era Eumple o Emple, da Euplea di Stazio, e poi successivamente il suo nome cambiò per divenire l'attuale Echia. Può decidere cagna sta situazione, perché sto mondo è uno stemmo, noi giovani mabbia. Non aver paura, non è reato, da quando sono nato la verità è solo una bugia, non è reato, no, che sta voglia ingannare. La rivoluzione. Meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare. Meno male perché voglio esagerare. Il collegamento è costituito dalle rampe di Pizzo Falcone, dalle quali si può ammirare Villa Ebbe, opera dell'architetto napoletano di origine scozzese Lamont Young. L'antico nome del Monte Platamon significa rupe scavata la grutta. All'interno del Monte Echia sono scavate cavità abitate sin dalla preistoria, chiamate grotte platamonie, ovvero scavate dal mare. Il sito archeologico del Monte Echia comprende anche i resti della villa di Licinio Lucullo, accanto alla quale si trova il Belvedere, dal quale si può ammirare una bellissima vista sul golfo e su tutta la città di Napoli. Meno male stamattina è uscito il sole, bene o male abbiamo ancora il tempo per cambiare. Meno male perché voglio esagerare, io voglio fare la rivoluzione.
Alle spalle del Monte Echia sorgono il Palazzo Carafa di Santa Servina e la Chiesa dell'Immacolatella a Pizza Valcone, risalenti all'inizio del Cinquecento. Su questo monte sorge una sorgente d'acqua, nota dai napoletani come acqua ferrata. Quest'acqua veniva raccolta in delle anforette per poi essere venduta ai banchi della città. A inizi degli anni 70, però, la sorgente venne chiusa per timori di contaminazione e venne restituita ai napoletani dopo 27 anni. Questi ultimi fecero appunto quattro fontanelle nei pressi del Palazzo Reale, che però vennero chiuse nel 2003 per ulteriori controlli. Da recenti studi possiamo affermare che Partenope risale al VII secolo a.C., però non comprendeva solo l'isolotto di Megaride, ma anche Pizzo Falcone. Il Monte Echia ha due nomi principalmente. Il nome è nota come il nome di Pizzo Falcone perché era destinata da Carlo I d'Angiola alla caccia del falcone. O è anche nota come Monte di Dio per la chiesa, l'omonima chiesa che è sorta lì nel XVI secolo. Poi il Monte Echia ospita anche la villa di Licinio Lucullo, che era un importante patrizio romano. Questa villa si estendeva fino al mare. Partenope subì un lento declino commerciale dovuto al predominio commerciale e militare degli Etruschi. Però quest'ultimo fu arrestato quando i greci di Cuma occuparono di nuovo la zona vecchia, detta Palepolis, e a favore di una nuova, situata qualche chilometro più a est, detta Neapolis, ossia Città Nuova, che ospitava un centro più grande ed era di maggiore estensione. Sul Monte Echia sorge anche il Palazzo Carafa di Santa Severina e il Palazzo di Gennaro Serra, legato proprio alla memoria di quest'ultimo, che fu un martire napoletano del 1799. Questo edificio ha due maestosi ingressi. Il primo fu chiuso nel 1799 per protesta del principe di Cassano, mentre nel 1950 questo palazzo fu venduto a privati, tranne l'appartamento padronale, che fu donato allo Stato e successivamente diventò un istituto per gli studi filosofici di Gerardo Marotta. Strano, sono napoletana, giro per il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento napoletana, questa è la mia identità, sono nato proprio qua, Dindevig e questa città, nel frattempo mi sento cittadino del mondo. Addostongo, stongo, stongo, sembra ca. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. So napoletana. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. So napoletana. So Pakistan, palestinese, iso tale qual. An albanese, so di Torino. Sotto Caivan, so cittadina romana napoletana, yeah. Esce solo le creature vanno a scuola, a fatica non si trova, e non voglio più aspettare. Esce solo le creature vanno a scuola, a fatica non si trova, e non posso più aspettare. So giamaicana, africana, so nata a Milano, so napoletana. So giamaicana, africana, so nata a Milano, so napoletana. Una cosa che potesse fare l'Italia.
Continuiamo il nostro viaggio nella Napoli al femminile. Siamo alla Pignasecca e ci stiamo recando a San Gregorio Armeno, presso la chiesa di Santa Patrizia. Siamo a San Gregorio Armeno e stiamo andando verso la chiesa di Santa Patrizia, una delle più importanti protettrici della città di Napoli. Sapete, Napoli ha moltissimi padroni, precisamente 52, oltre a San Gennaro. Bene, il secondo patrono più importante è Santa Patrizia. Bene, Santa Patrizia è una nobile che stava a Costantinopoli in Turchia, l'attuale Istanbul. Si dice anche che era la discendente di Costantino il Grande. Bene, lei si doveva sposare con Costante II, solo che lei voleva diventare suora. E quindi partì con la sua balia e andò a Roma. Si fece far suora e quindi nel ritorno ci fu una grandissima tempesta, la barca naufragò e si ritrovarono sull'isolotto di Megalide, qui a Napoli, dove i frati basiliani gli diedero delle cure fin quando non morì, che aveva 21 anni. Il prodigio di Santa Patrizia è noto dal XII secolo per la trasudazione della manna lungo le pareti sepolcrali del corpo. La liquefazione del sangue è simile a quella di San Gennaro, però avviene in tempi differenti, ovvero ogni 25 agosto la mattina. La leggenda racconta di un cavaliere che, afflitto dalla tristezza, decise di venire a pregare sulla tomba della santa. Pregò incessantemente per tutta la notte e senza staccarsi mai dall'urna, e preso da una grande devozione decise di aprire appunto la tomba e cavare un dente alla santa. Dalla bocca di Santa Patrizia iniziò a fuoriuscire il sangue come se il suo corpo fosse ancora vivo, e per la meraviglia venne raccolto in due ampolle ancora oggi conservate, dalle quali ogni 25 agosto si può ammirare il miracolo, ovvero lo scioglimento dei santi grumi. Secondo la leggenda, la chiesa fu costruita attorno all'anno 930, nel luogo dove sorgeva una chiesa fatta edificare da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, dove si trovano le rovine del tempio pagano dedicato a Cerere. In questo posto, nell'VIII secolo, le monache di San Basilio, fuggite dall'Oriente con le spoglie di San Gregorio, fondarono il complesso monastico, che nel 1009 fu unito tramite un cavalcavia a quello di San Pantalone e San Sebastiano. Il cassettonato della chiesa di San Gregorio Armeno presenta una delle più grandi testimonianze dello scultore Teodoro d'Enrico, formatosi probabilmente ad Anversa e poi successivamente a Roma, e spostatosi a Napoli nel 1573. Adesso ci troviamo all'interno dell'atrio del monastero di San Gregorio Armeno. È stato costruito intorno all'anno 1000. Sui resti del Tempio Cerere. Destinato alle suore che scappavano da Costantinopoli. Questo complesso è conosciuto anche come Chiesa di San Patrizia, altra protettrice di Napoli, insieme a San Gennaro. Il corpo della santa e l'ampolla del sangue è conosciuta anche come meta di pellegrinaggio, e questo sangue varie volte all'anno si scioglie.
ci troviamo nel chiostro e il convento di San Gregorio Armeno. La precisa data di fondazione di questa struttura è ancora sconosciuta, però alcune fonti scritte hanno fatto pensare agli studiosi che esistesse già il periodo anteriore all'XI secolo. Lì il chiostro era stato concepito con uno spazio verde rettangolare, con 10 archi per 12. Coi dettami del Concilio di Trento, le suore furono costrette a rimaneggiare l'intero complesso monastico. Il chiostro fu per secoli negato alla cittadinanza comune e fu aperto a tutti nel 1922 circa, quando la clausura fu abolita con l'ingresso dell'aggregazione delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucarestia. Il chiostro presenta una fontana di origine barocca di controversa attribuzione. La fontana è affiancata dalla statua di Cristo e di una Samaritana, opera di Matteo Bottiglieri. La fontana è l'elemento centrale di quattro aiuole, su cui ci sono gli alberi di arancio. Sul chiostro si affacciano altri numerosi ambienti del complesso monastico, come ad esempio le celle delle monache, tutte al primo piano, terrazzate con una balaustra in piperno, piuttosto che la farmacia, la cucina, il forno o il salotto della badessa, decorato quest'ultimo con gusto rococò. Vorrei tornare indietro, ma quanti sbagli fra ho capito che non li ripeto. Il cuore dentro si era fatto qui come la pietra. A 15 anni una promessa che volevo questo e prendermi anche una cometa. Quante notti oscurate, nocche spaccate, note stonate. Quanti dei nostri a fare le cose sbagliate. C'è chi si è perso dietro un muro e chi va avanti per il suo. C'è chi ha la forza tutti i giorni e poi combatte il buio. Io che sto qui a guardare il mondo da più sfumature, lontano da mamma e papà dove sono le cure. Circondato dal disordine, scappato come rondine. Se guardo il mare fra mi sento un vortice. E quando sto lontano, ricordo qualche anno fa, voglio una mia via, una luce in tasta città. E mo che son che migrante e voglio scela guardare. Penso che sei stata prima, tu sei tutta vita mia. Quante cose cambiate negli anni. Un amico mi chiamava e diceva frate, perché se cadrai io ti rialzerò, o mi sdraio qui vicino a te. La storia di un musicante migrante, anima vagante. Guarda come cambia tutto quando sei distante. È la voglia di sentirti grande. Cinque ragazzi e un volante. Buona ma santa ma che cava vacante. Così mi tengo stretto dentro tutto quello che ho, pregando che dall'alto qualcuno ci salvi. Perciò chi porta figli a scuola tutti i giorni spera in un futuro migliore. E c'è chi guarda fuori e prega al Signore. Me lo riscrivo adesso con l'inchiostro sulla pelle di tutti quei ricordi come schiavi nel le celle, i chiari di luna, la notte più infame e ribelle. Noi da bambini volevamo toccare le stelle. E quando stondo lontano, ricordo qualche anno fa, voglio una mia via, una luce in tasta città. E mo che son che migrante e voglio scela guarda. Penso che sei stata prima, ma tu sei tutta vita. Piazza Mercato, già Foro Magno, detta comunemente Piazza Mercato, è una delle piazze più grandi e storiche di Napoli. Gli Angioini ne fecero un grande centro commerciale del cittadino e inoltre qui si svolgevano molte esecuzioni capitali come quella di Corradino di Sveglia e Luisa San Felice. La piazza è poi particolarmente famosa per essere stata il luogo dell'evoluzione di Masaniello,
che era un ragazzo che viveva alle spalle della piazza, che dove adesso c'è un'epigrafe dedicata a lui, questo è del 1927. I bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale danneggiarono tutta la zona circostante e in particolare la piazza e la zona portuale. Oggi la piazza è in fase di riammodernamento per farla tornare alla sua antica bellezza. Ricordo qualche anno fa, guaglio una mia zana via, una luce in tasta città, e mo ca son di emigranti, e voglio scela guarda, penso che si stata prima. Nei pressi della chiesa di Sant'Eligio Maggiore. Particolare la leggenda legata all'arco quattrocentesco che si innalza su due piani collegando il campanile della chiesa a un edificio vicino. Sul primo piano vi è inserito un orologio sotto la cui ci sono delle testine che rappresentano rispettivamente Irene Malarbi e il duca Antonio Caracciolo, cui leggenda è raccontata anche nel 400 da Benedetto Croce. Il duca Antonio Caracciolo, nobiluomo senza scrupoli, innamoratosi della giovane fanciulla e impossibilitato da lei ad averla, fece condannare il padre, chiedendo in cambio della sua resa l'amore della giovane fanciulla. Il padre della giovane fu effettivamente liberato, però chiese giustizia a Isabella di Trantamara, figlia di Ferdinando II d'Aragona, che condannò il giovane duca Antonio Caracciolo a uno sposalizio forzato con la giovane e lo condannò a morte per decapitazione. Decapitazione. Eccoci qua a Sant'Eligio Maggiore. Dai, venite con me. Eccoci qua a Sant'Eligio Maggiore. Questa chiesa fu edificata dagli Angioini nel 1270. Come potete vedere è stile gotico francese e si trova nel campo del Moricino, oggi detto anche Piazza Mercato. Questa chiesa ha in comune tre santi, Sant'Eligio, San Dionigio e San Martino. Bene, vicino a questa chiesa c'era anche un educandato femminile delle Vergini, appunto, che così i maestri gli insegnavano l'arte dell'infermiera. Poi questo educandato ospitava anche dei poveri ammalati, appunto per curarli. Bene, dovete sapere che nel 1943, quindi in piena della Seconda Guerra Mondiale, ci fu un bombardamento. Napoli è stata distrutta da questo bombardamento. Infatti anche questa chiesa è stata distrutta a partire dal tetto e da tutte le facciate della chiesa. Dovete sapere che nell'educandato femminile c'è anche un ritratto della Madonna col bambino. Si può notare sulla guancia della Madonna che era sfregiata, c'era un taglio. Si dice che da lì usciva il sangue, colava tanto sangue. Questa è una delle leggende di Napoli che a tutti ci fa piacere ascoltare.
La Basilica del Santuario del Carmine Maggiore è una delle basiliche più grandi di Napoli. Risale al XIII secolo ed è un esempio importante per il barocco napoletano. Si erge in Piazza del Carmine, quella che una volta formava un tutt'uno con Piazza del Mercato. Il popolo napoletano è solito utilizzare l'espressione Mammaro Carmine per indicare proprio lo stretto legame con la Madonna Bruna. La tradizione racconta che alcuni monaci, fuggendo dalla persecuzione dei saraceni, venendo a Napoli portarono l'immagine della Madonna che veneravano sul Monte Carmelo. E vi era in Napoli una cappella dedicata a San Nicola, che fu concessa ai monaci, dove loro si insediarono e collocarono l'immagine della Madonna in un luogo chiamato la Grotticella. Ma il primo documento storico della presenza dei carmelitani a Napoli risale al 1268, quando i cronisti del tempo narravano il luogo del supplizio di Corradino di Svevia. In realtà l'icona della Vergine Bruna sembra un'opera di scura toscana del XIII secolo, ma l'immagine è del tipo detto della tenerezza, in cui i volti della madre e del figlio sono accostati in un'espressione di dolce intimità. Ogni anno, il 15 luglio, in occasione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, c'è tradizione appunto di incendiare il campanile. Ai tempi di Masaniello già c'era l'usanza di friggere l'attacco ad un fortino e finire con l'incendio dello stesso, situato in Piazza Mercato. Caratteristiche poi erano le bancarelle che si trovavano appunto in Piazza del Mercato, che vendevano intepate di cozze, cocomeri, e non poteva mancare la tradizione casalinga di mangiare un tarallo e bere della birra sul proprio balcone di casa e sentire le canzoni, diciamo, radiodiffuse per le vie del quartiere. Come si svolgeva questo incendio? Allora, c'era un tecnico che appunto aveva un razzo chiamato Surch, in napoletano il topo, che appiccava l'incendio, e quando queste fiamme arrivavano fino al punto più alto del campanile arriverà una stella appunto che prenderà la parte della Madonna, che domerà le fiamme e le spegnerà. Questa piazza è molto legata anche alla figura di Masaniello. Nel 1647, durante la festa della Madonna del Carmine, Masaniello cercava di difendersi dall'accusa di pazzia e di tradimento del popolo. Masaniello, per cercare aiuto, si rifugiò nella chiesa del Carmine, dove lo raggiunsero delle persone armate che lo uccisero e lo decapitarono. La testa poi fu portata al viceré e fu portata in giro per le strade di Napoli. Poi l'imperatore Federico IV di Borbone fece togliere le spoglie di Masaniello dalla chiesa del Carmine, in modo che non riprendesse il culto popolare. Dal 1960 non ci fu più nemmeno una parola della storia di Masaniello, su dove era stato seppellito e su dove era stato ucciso. Però per ricordare Masaniello, i frati e i preti lo ricordarono con due lapidi. Una la misero nel convegno dei frati e un'altra la misero nella chiesa del Carmine. E voglio cielo guardà da quando ero in fascia, come Fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole. Il tempo che fra è passato qui, ma ci trova sempre mezza vi. E quando stondo luna, ricordo qualche anno fa, voglio una mezza natia, una luce in questa città. E mo che son di emigrante, e voglio scela guardare. Tutta vita mia, ma ci trova sempre a mezza via, ma ci trova sempre a mezza via. Oggi ci troviamo nella Villa Pignatelli, villa di origine borbonica, e visiteremo anche il museo.
Villa Vignatelli è una villa monumentale situata lungo la riviera di Chiaia. Rappresenta uno dei più significativi esempi dell'architettura neoclassica. Al suo interno hanno sede due musei, il Museo Diego Aragona Vignatelli Cortè e il Museo delle Carrozze. La luce in da sta città, e mo ca son che mi gran, e voglio scela guarda, penso che si stata prima. Tutta vita mia, ma io trovo sempre mezza vita, ma io trovo sempre mezza vita. Della villa si possono visitare i giardini posteriori e anteriori, le sale e il piano terra con la mobilia originale e le sale interrate con opere provenienti dal 1500 e dalla seconda metà del 1900, prevalentemente di origini napoletane. Spesso la villa è sede di manifestazioni culturali, musicali e di mostre fotografiche. La cassa armonica è uno dei gioielli della Villa Comunale di Napoli e fu realizzata nel 1877 su un progetto originale di Enrico Alvino del 1862. La cassa ospitò per anni l'esibizione della banda della città di Napoli, diretta dalla maestra Raffaele Caravaglios. Di fronte alla cassa armonica fu aperto a fine 800 il famoso Caffè Vacca, forse il primo caffè letterario della città, frequentato sempre da grandi artisti e personaggi della cultura cittadina e nazionale, come Salvatore Di Giacomo. Il famoso Caffè Vacca fu poi distrutto dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. La cassa armonica è costituita da una pedana circolare e da dei montanti in ghisa. Col suo restauro è stata riportata ai suoi colori originali, giallo e ceruleo. Il restauro ha restituito alla città un monumento ottocentesco che servirà per ospitare concerti musicali insieme alla Casina Pompeiana. Casina Pompeiana si trova nella meravigliosa villa comunale, ispirata a giardini francesi con lunghi viali paralleli ornati di statue e fontane. Federico IV di Borbone nel 1788 ne affidò la realizzazione all'architetto Carlo Vanvitelli. E nel luglio del 1791 fu inaugurata con il nome di Real Passeggiata di Chiaia, che si estendeva da Piazza Vittoria fino all'attuale Cassa Armonica. Nel 1807 al 1815 l'architetto Stefano Gasse modificò la villa a seconda il gusto del giardino romantico all'inglese. E
edificato nel 1870 in stile neoclassico, prese il nome di Pompeio Rame in quanto accoglieva una serie di vedute di Pompei curate dal pittore Federico Mardarelli e in seguito dal fotografo Lauro. Ristrutturata nel 1891 dall'architetto Fioccarelli, divenne sede di mostre organizzate dal Circolo Artistico Politecnico. Nell'ultimo dopoguerra ospitò la società promotrice di belle arti Salvator Rosa. Dal 1997 è ritornata nella disponibilità del Comune di Napoli, proprietario dell'edificio, con disponibilità a manifestazioni culturali. La mostra fu ideata per celebrare l'espansione politica ed economica dell'Italia fascista. Per celebrare le conquiste sui mari e sulle terre d'oltremare. Il progetto della mostra d'oltremare fu quello della Mussolini. Aveva come scopo di rinforzare il turismo della città. Sotto i 5 punti appunto descritti da lui, che erano turismo, commercio, navigazione e agricoltura. Fu realizzata in appena 16 mesi e fu costruita su un milione di metri quadrati di superficie. Napoli è mistero. Napoli è colore. Napoli è bellezza. Napoli è storia. Napoli è magica. Napoli è stupefacente. Napoli è passione. Napoli è cultura. Napoli è amore. Napoli è tifo appassionato. Napoli è accoglienza. Napoli è voglia di andare avanti. Napoli è buon cibo. Napoli è eterna comicità. Napoli è Virtual Tour. La Fontana delle Sedre è una delle fontane monumentali della città. Progettata da Luigi Piccinato e Carlo Cocchia nel 1938, in occasione dell'apertura del Parco della Mostra, essa si ispira alle fontane monumentali dei giardini della Reggia di Caserta. La quinta scenica, invece, è affidata a Monte Sant'Angelo, un rilievo dei Campi Flegrei. La Fontana delle Sedre è costituita da due corpi, uno rettangolare che digrada verso Piazzale Colombo, costituito da una sequenza di 12 vasche comunicanti fra loro, e l'altro semicircolare, detto Anfiteatro delle Acque, formato da 4 corone circolari che racchiudono i getti. In occasione della riapertura del complesso nel 1952, l'Anfiteatro delle Acque è stato decorato a mosaico da Giuseppe Macedonio. Ai bordi, lungo il parterre, sono ubicate 24 piccole vasche che coronano i bacini principali. Tutto ciò inoltre è racchiuso da filari di pini. Il Teatro Mediterraneo fa parte della Mostra d'Oltremare di Napoli, inaugurato il 9 maggio del 1940 in presenza di Re Vittorio Emanuele III, in occasione della prima mostra triennale delle terre italiane d'oltremare, mentre fu inaugurato artisticamente con il dramma di Metastasio Attilio Regolo, diretto da Silvio D'Amico. Successivamente il teatro fu distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale nel 1942 e fu lasciato al totale abbandono fino al 1948, quando iniziarono la ricostruzione che terminò l'8 giugno del 1952. Dopo l'inaugurazione il teatro ospitò dal 27 al 30 settembre la prima edizione del Festival di Napoli. La mostra d'oltremare poi fu chiusa nuovamente, tranne per alcuni spazi in alcuni periodi dell'anno, e dopo gli anni di inattività il teatro nel 1997 riprese la sua funzione. Dal 2010 la mostra d'oltremare ospita la fiera del fumetto e dell'animazione, il Comic Con di Napoli, e il teatro in queste occasioni viene utilizzato per la visione di filmati e di congressi. La Torre delle Nazioni è stata creata nel 1940 dall'architetto Venturino Ventura. Questa torre è stata ha di larghezza 24,5 metri e di altezza 42 metri. Sul basamento
possiamo trovare delle decorazioni fatte con dei bassorilievi a cura del regime fascista, creati da Pasquale Monaco e Vincenzo Menconi. Molto interessante che in due lati di questo edificio si possono trovare degli elementi in calcestruzzo armato, solai di difficile realizzazione per le tecnologie di quell'epoca. Il Palazzo Canino si trova alla testata d'angolo dell'entrata principale della mostra Oltremare. Fu edificato nel 1940 da Marcello Canino, per poi essere ricostruito nella parte posteriore da Adela Maione. È attualmente stato ristrutturato da Luigi Casalini, che l'ha trasformato in un hotel. È caratterizzato da tre piani di tufo rivestito da un marmo travertino. All'interno possiamo trovare tre corti e vacche degli affreschi di Emilio Notte e di Franco Girosi. La chiesa di Santa Maria Francesca, oggi in totale degrado e abbandono, è una delle poche opere realizzate da Roberto Pane come architetto, coevo agli altri padiglioni. Fu pensato per rappresentare l'evangelizzazione delle colonie italiane. Grazie alla caratteristica di impostazione planimetrica di derivazione basilicale. Dopo la guerra fu trasformata instabilmente in una chiesa propria, grazie a questa caratteristica architettonica. Il prospetto è caratterizzato da un pronao aperto ad archi, rivestiti di laterizi, che si poggiano su mensole di calcestruzzo armato, che rappresentano i quattro apostoli. L'Arena Flegrea è la prima costruzione di un'arena aperta che può contenere circa 12.000 persone. È stata inaugurata nel 2001 con un concerto di Bob Dylan. Dopo una serie di ristrutturazioni, dall'estate successiva ospitò la rassegna dei Noise Naples Fest, che fece arrivare molti artisti, tra cui Noel Gallagher dei Noel Gallagher's Flying Birds e Sting. Il Cubo d'Oro è stato creato nel 1938 dagli architetti Zanetti, Racheri e Melillo. Allora, il Cubo d'Oro è una scultura architettonica scultorea che è stata affrescata al suo interno da Giovanni Braccaccio, che ha raffigurato il regime africano orientale. Al suo interno il pavimento è di marmo di Carrara. Al centro deve ospitare un globo terrestre che però oggi è perduto. L'esterno è rivestito da una fascia marmorea rivestita da pietra rasa vesuviana, che ha anche funzioni di un basamento. Il padiglione Rodi è stato progettato da Giovan Battista Seas nel 1938. Sul lato sinistro erge un pilastro che sostiene un cervo, simbolo di Rodi. Si tratta di un edificio ispirato ai alberghi medievali di Cavalieri di Malta. Il padiglione è ora interdetto e in totale fatiscenza. Dopo la grande ristrutturazione e la grande modernizzazione del parco, questo viene ricordato anche come parco del tempo libero e dell'architettura e della modernità, ma soprattutto viene ricordato dal 2010 per il suo famoso Festival dei Fumetti Comic Con Napoli. Immagina un futuro senza guerra, lontano. Immagina di stare su una stella, lontano. Fare tre volte il giro della terra, lontano. Immagina che ognuno imparerà a volare via in assenza di gravità.
andare lontano e scoprire qualcosa di nuovo. Una radio che suona, una musica nuova. Sarà stata la voglia di alzarsi al mattino e vedere i colori del cielo che mi han sorpreso. Le stazioni dell'arte nascono da un progetto promosso dall'amministrazione comunale per rendere i luoghi della mobilità più attraenti e per, soprattutto per dare la possibilità a tutti di un incontro con l'arte contemporanea. Queste stazioni sono dei veri e propri musei non a spazio chiuso, realizzati da architetti di fama internazionale che hanno rappresentato un momento di riqualificazione delle zone urbane. Le parti interne ed esterne delle stazioni hanno accolto, con il coordinamento di Achille Bonito Oliva, circa 200 opere di 100 tra i più prestigiosi autori contemporanei. Questo è il grande mosaico di William Kentridge. Secondo una cifra espressiva ricorrente nell'opera, rappresenta una serie di figure umanizzati, guidati dalla musica unificante di San Gennaro, il patrono di Napoli. Suggerisce il titolo, lo sfondo è decorato dai progetti della linea 2 di Napoli del 1906, completati nel 1925. Immagina un futuro senza guerra, lontano. Immagina di stare su una stella, lontano. Fare tre volte il giro della terra. L'architetto catalano Oscar Tusquet Blanca ha progettato l'interno e l'esterno della stazione, riqualificata esteticamente con una statua in acciaio, la Corten, che rappresenta il Cavaliere di Toledo, ideata da William Kentridge. L'esterno interno è affidata ad un lucernario, mentre la discesa sottosuolo è caratterizzata da molti colori, tra cui il nero che rappresenta l'asfalto delle città contemporanee, il giallo che rappresenta il tufo della città partenopea e l'azzurro che rappresenta il mare. Anche la seconda uscita, in Largo Monte Calvario, inaugurata nel 2013, è arricchita da molte sculture e opere d'arte. Al primo piano sono integrati nel progetto architettonico i resti di una fortificazione di età aragonese, un lungo tratto della Mortina Muraia e parte di un bastione disposto ad angolo nel quale è visibile una bombardiera, ossia una feritoia destinata all'uso delle armi da fuoco. In primo piano, in questo disegno, troviamo un uomo che insieme a una donna traina un carretto che raffigura immagini mitologiche sulla storia della città. Sulla destra troviamo un gatto che è ripreso da immagini pompeiane. Fare tre volte il giro della terra. Immagina che ognuno imparerà a volare via in assenza di gravità. Crater de Lucia è un grande cono che attraversa tutti i livelli della stazione, collegando il piano della strada con la spettacolare hall, che si trova 40 metri più in basso, sotto il livello del mare. Il Relative Light invece è il titolo dell'intervento artistico di Robert Wilson, ovvero che all'interno del Crater de Lucia ha messo 144 LED programmati sulla gamma degli azzurri per creare variabili armonie luminose. L'evento di Achille Cevoli sulle pareti di queste scale d'emergenza è stato quello di omaggiare i lavoratori che costruirono questa metropolitana, realizzando una raffigurazione dell'opera in costruzione. Robert Wilson, artista poliedrico impegnato in diversi campi espressivi, dalla regia teatrale alla videoarte, ha realizzato nel corridoio che conduce verso il piano banchina un'importante installazione ambientale, due lunghi lightbox a luci LED che raffigurano un'immagine di mare leggermente increspato dal movimento continuato delle onde, ottenuto grazie all'utilizzo di particolari tecnologie lenticolari. Voglia di andare lontano e scoprire qualcosa di nuovo. Una radio che suona, una musica nuova.
razza umana è lo studio della morfologia che studia gli esseri umani e come sono fatti. Questi volti che sono noti appunto fatti dal fotografo Oliviero Toscani, appunto come possiamo vedere, alcuni volti di questi sono volti pubblici dove sono stati scattati in alcune piazze napoletane, in altre piazze italiane o anche in altre parti del mondo. Queste fotografie vogliono indicarci che l'uomo cambia le emozioni, che vanno dalla felicità alla tristezza e alla rabbia. Immagina di stare su una stella, fare tre volte il giro della terra. Immagina che non imparerà a volare via in assenza di gravità. Le due black box circolari, una al piano intermedio in direzione Piscinola e una in direzione Garibaldi, possiamo notare le classiche figure morbide dell'alfabeto di Rashid. Tutto intorno alle light box c'è dell'acciaio lucido che riflette il rosa e l'arancione del pavimento. Eccoci qua alla fermata dell'università. La fermata dell'università è caratterizzata da questi interni con colori molto vivaci e linee bizzarre e anche materiali specchianti. L'idea della stazione è stata ideata dall'architetto e designer anglo-egiziano Radish e invece è stata costruita dall'atelier Mendini. Questo sta a significare il web e la comunicazione che utilizza l'uomo oggi. Le scale fisse sono raffigurati due dipinti di Dante e Beatrice, un omaggio al padre della letteratura italiana e per esaltare l'unione tra la cultura e la tecnologia. Quattro pilastri in coria nero riflettono sulla loro superficie levigata un reticolo di luci tutto fitto. Tra questi quattro pilastri, due, ovvero quelli centrali, si possono riconoscere da qualsiasi parte li si veda due volti umani per simboleggiare il dialogo e la comunicazione tra uomini. Questa famosa opera che trova alle mie spalle sono le sinapsi, è un importante collegamento delle cellule del nostro sistema nervoso. Questa opera è stata realizzata da Rashid e invece è stata costruita da Corrado Tamborra nella sua officina a Rua Catalana qui a Napoli. Questa opera è fatta di latta alluminio, infatti a Rua Catalana ci sono un sacco di botteghe che fanno sculture in latta. L'opera di Karim Rashid è situata nella stazione dell'università. Sul fondo sono situate delle figure variopinte che sembrano muoversi ogni spostamento dell'osservatore. La stazione Garibaldi del metro porta la firma dell'architetto urbanista francese Dominique Perrault, a cui è stata affidata anche il restyling dell'area sovrastante. Piazza Garibaldi si articolerà in due zone. A nord ci sarà uno spazio aperto, costituito da giardini, aree da gioco e di riposo. A sud invece ci sarà uno spazio protetto, costituito da una grande struttura di alberi in acciaio, che ripara la piazza Ipogea.
La stazione è strutturata come un unico luminoso ambiente attraversato dagli spettacolari incroci delle scale mobili sospese, e la copertura di vetro trasparente consente alla luce naturale di arrivare fin quasi al piano banchina, situato a circa 40 metri di profondità.